Expo Vending Sud 2023 continua. Ci troviamo allo stand della Seasoft SRL, la società di realizzazione software per la gestione della distribuzione automatica siciliana, ma non più ormai, perché è davvero molto più diffusa in Italia che non in Sicilia, e ci troviamo in compagnia di Enrico Cicala, il responsabile del progetto sviluppo del software Progeav, che invito a salutare. Ciao Enrico e benvenuto. Salve, piacere a tutti. Sono Enrico Cicala e sono appunto il responsabile del progetto sviluppo di Progeav. Enrico, il tuo è un esordio, sei giovanissimo ma sei anche figlio d'arte. Raccontiamo in un minuto qual è la storia di Seasoft SRL con il suo software. Allora sì, la Seasoft è nata negli anni 90 da mio padre Maurizio Cicala, il cui ha progettato Progeav, un software che è nato principalmente per il settore proprio della gestione, come gestione dei magazzini, contabilità e quant'altro. E ad oggi appunto il software è stato rimodellato per indicare tutte quelle che sono le esigenze del mercato vending, proprio per diciamo supportare quelle che sono le esigenze dei gestori, dei operatori, come il carico scarico dei furgoni, la gestione dei magazzini, delle giacenze e il giro degli operatori. Ecco, tu nel frattempo sei entrato a far parte dello staff dell'azienda da qualche anno, diciamo anche che hai pensato di rimodellare questo software secondo le esigenze attuali dei gestori, ma anche grazie all'avvento della tecnologia che nel frattempo in questi anni è avanzata, ci sono stati dei passi da gigante, tutto si va rimpicciolendo. Il software, tu dicevi, andrebbe rimodellato perché le esigenze dei gestori sono cambiate. Sì, esattamente, come dicevamo prima, infatti da quando sono entrato, da questi mesi a questa parte, e ho pensato molto a rimodellare quello che è Progeav e le sue app di supporto, proprio per andarci a interfacciare appunto alle esigenze che sono quelle del gestore dell'operatore, come un'implementazione di vastissime analisi di statistiche, dei dati che vengono riportati su Progeav dagli operatori che fanno il giro dei distributori. E inoltre è stato implementato anche la gestione dei report dei corrispettivi, in modo tale sempre da organizzare delle analisi statistiche riferendosi appunto ai distributori per appunto fare delle decisioni aziendali di non poca importanza. Enrico, in questa occasione presentate l'app per Android che avete deciso di dedicare a Expo Vending Sud, a coloro che vengono a visitarvi in questa occasione, e che rappresenta anche una facilitazione per i gestori e per gli operatori addetti ai lavori. Sì, esattamente. Abbiamo scelto proprio di partire da qui perché la Sicilia è la nostra terra e quindi abbiamo dato maggiore importanza alla Fiera Vending Expo del Sud, proprio per presentare i nostri due prodotti che sono stati rimodellati sempre per le esigenze degli operatori e facilitati da ogni punto di vista, in modo tale da seguire l'operatore step by step e per evitare che avvengano errori che diciamo non dovrebbero essere effettuati dagli operatori stessi. E quindi l'applicazione, partiamo da Rifornimenti. Rifornimenti è un'applicazione che si appoggia a Progeav, è un'applicazione che permette agli operatori di gestire tutto quello che è il parco macchine, partendo dall'inventario del furgone stesso,
facendo poi un carico scarico di quello che è la merce che andrà appunto nello stock del furgone, e seguendo anche i rifornimenti, seguendo sempre l'operatore in modo tale da non far dimenticare nulla durante il rifornimento. Inoltre è possibile anche con l'app, sempre rifornimenti, eseguire le rilevazioni EVA DTS dai distributori master e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi, riportando dei comodissimi report già dall'app stessa, in modo tale da far rendere conto subito all'operatore se la rilevazione è andata a buon fine o meno e quello che è stato rilevato, in modo tale poi, rientrando in sede, da trasmettere tutto al Progeav per fini statistici. Enrico, e invece AppCore che cos'è? Allora, AppCore nasce dalle costole di Sisoft Rifornimenti. E nasce appunto per le esigenze di quei piccoli gestori come gli H24 e permette molto semplicemente e rapidamente di effettuare tutte quelle operazioni che sono i censimenti, il cambio di stato del dispositivo, scaricare le etichette e in più ovviamente tutte le rilevazioni e report a fini statistici. Inoltre è possibile appunto generare dei file CSV dove vengono riportati tutti i report di cui ha bisogno l'operatore da girare al commercialista per tenere sotto controllo appunto la contabilità. Tantissima roba. Enrico, allora forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile scrivervi, entrare in contatto con voi e avere maggiori informazioni sul prodotto, sulle condizioni economiche, sull'assistenza e così via, senza alcun impegno. Assolutamente, ci trovate intanto su tutti i social che sono Facebook, Instagram, LinkedIn. In ogni caso potete scriverci anche sull'email e.cicala@sisoftsrl.it e ci trovate anche comodamente col nostro sito web www.sisoftsrl.it, dove già avrete appunto una intro dove spieghiamo i nostri prodotti e potrete decidere se contattarci o meno. Enrico, grazie, sei stato cortesissimo, grazie per la collaborazione e in bocca al lupo per questo progetto che si evolve e migliora sempre di più. Grazie Fabio, gentilissimo.